domenica prossima, secondo turno casalingo consecutivo per la Viola, ospite di lusso per la potenzialità della squadra, Tortona. Abbiamo intercettato Marco Spissu. Allora, arrivate a Reggio da secondi della classe, avendo battuto Scafati, dunque problemi per la Viola. Ciao Marco. Ciao a tutti. Sì, arriviamo dalla seconda della classe con un gruppone dietro di quattro squadre che ancora è tutto da vedere perché mancano cinque partite. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per entrare tra le prime quattro, diciamo. Senti, ormai l'obiettivo non si copre più, anche se qualcuno di voi parla ancora di punti salvezza. Ma ormai la salvezza è in cassaforte, adesso ci concentriamo nel vincere più partite possibili, è inutile che ci nascondiamo dentro l'angolo. Se fai due punti diciamo che sei playoff, però vogliamo metterci in una buona griglia, diciamo. E questa trasferta di Reggio Calabria, in questo cammino, che percentuale di difficoltà vi dà? Ma sappiamo che la classifica di Reggio è bugiarda, perché non solo secondo me sono una delle squadre più forti sulla carta, hanno avuto un po' di difficoltà quest'anno tra cessioni di tutto, sarà una gara tostissima. Senti, e sarà anche una gara, Valerio Costa, Marco Spissu, un particolare di grande rilievo all'interno del confronto. Sì, Valerio l'ho conosciuto a casa del Pusterleng, abbiamo vinto uno scudetto giovanile insieme, è un grande amico, il mio fratellino piccolo, diciamo. Senti, cosa manca a Valerio per poter essere stabilmente in un roster di partenza in A2, secondo te? Ma diciamo che gli ho detto sempre di mettere più personalità in campo, di giocare senza pensare, di fare del suo meglio, insomma. Non sono io il maestro a dirgli, però qualche consiglio gli ho sempre dato, di giocare tranquillo, che le cose le sa fare bene. E questo è molto importante. Ultima considerazione, senza fare nomi o dire motivazioni, ma perché si sono allontanati Spissu e la Viola? Io a maggio dell'anno scorso volevo assolutamente rimanere al 100%, non avevo nessun'altra squadra in testa che la Viola. La società, a parte che avevo un rapporto bellissimo con Giovanni, che era il coach dall'inizio, quindi volevo rimanere assolutamente. Anche col club mi trovavo benissimo. Poi il club ha fatto altre scelte, purtroppo, anzi non purtroppo, perché adesso io sono qua, sono secondo, certo, quindi certo. Per me va benissimo, ha fatto altre scelte, quindi ci siamo distaccati, ma Reggio la porterò sempre nel mio cuore. Senti Marco, Breckins, Crosariol, diciamo un po' i bulldozer della Viola, poi Rullo che sembra riesca a recuperare dopo un momento di appannamento. E invece in casa Tortona chi sono? Ma siamo un gruppo eccezionale, non c'è uno in particolare da temere, siamo un gruppo che giochiamo insieme, siamo tutti in difesa. Quindi dico tutti. E la chiave, cioè avete fatto un pensierino, dice lì la Viola si può colpire, tanto non è che poi, se anche lo dici, non è che quello cambia la partita sicuramente. Cioè studiandola vi sei fatto un'idea. Dobbiamo sicuramente cercare di correre perché ci stiamo allenando molto sulla corsa, dobbiamo smettere adesso di correre, anche se siamo a marzo, fine marzo, dobbiamo cercare di tenere i ritmi alti, di
bisogna abbassare l'intensità. Quindi corsa contro potenza. E Dobbins per la viola fa corsa e potenza. Questo probabilmente lo avete ben presente, un bel recuperatore di palle. Quindi un confronto da seguire tutto e confronto che, come penso tu potrai confermarmelo, come ormai il 90% delle partite di questo campionato, arriverà, entrerà nell'ultimo minuto con tutto da definire. Sì, probabilissimo, sarà una gara tostissima. Penso si deciderà alla fine.